Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 26 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Semaforo rosso per l'amore, verde sul lavoro. Ben definito il semaforo della giornata, con un rosso minaccioso sull'attraversamento per l'amore, ribadito dalla quadratura della Luna e dall'opposizione del Sole e di Mercurio, dunque famiglia invadente e partner pragmatico ma distratto, emotivamente lontano. Se l'amore nella vostra vita non c'è, e nell'oroscopo va cercato e interpretato in base alla posizione di Venere, lo troverete in azienda tra i colleghi, probabilmente in forma non ufficiale, e allora, attenti a quel che fate. In ogni caso c'è amore per il vostro lavoro, tanta creatività e una gran voglia di buttarvi a capofitto in qualcosa di interessante che vi dia slancio e motivazione, sapete di possedere belle qualità in attesa di uno switch. Immaginate il bacio del principe sulla bella addormentata, con la giusta ispirazione voi realizzerete meraviglie. Un chiarimento importante nella coppia si traduce in un'immediata intesa, un nuovo modo di stare insieme e la coppia che si rinnova. Momenti di dialogo per i single che avranno modo di approfondire le conoscenze. Buone occasioni per programmare invio di curriculum vitae ad aziende e società per un lavoro nuovo e migliorativo. Non esagerate però con le richieste, potreste ricevere dei cortesi ma innegabili rifiuti. Sii particolarmente prudente oggi in qualsiasi cosa farai. Attento a maneggiare con prudenza oggetti affilati o di vetro. Metti in sicurezza la casa. Attenti a come parlate e a cosa direte in una particolare occasione che vi si presenterà oggi, quello che direte farà pendere dalla parte vostra l'ago della bilancia. Siete in alto mare e non sapete come comportarvi. Fermatevi e riflettete. Una persona vi affascinerà particolarmente oggi, segretamente il vostro cuore accarezza l'idea di una storia d'amore ma poi tutto vi frena. Il cuore vi dice una cosa e la mente un'altra. Nuove consocenze in arrivo, uscite più possibile e mantenete le relazioni con tutti. Meglio rivedere in buona parte le vostre amicizie, non tutte sono sincere, non tutte meritano la vostra amicizia. Solo non strafate. Potreste poi commettere l'errore opposto. Questo è il giorno per mettere in atto i buoni propositi degli ultimi tempi, cercate di darvi da fare e realizzare i progetti e le idee che vi stanno a cuore. Non vi mancheranno le occasioni giuste. Le nuove consocenze che state per fare non sono ottimali, non tutto ciò che luccica è ore. E di sicuro dovrete fare scelte importanti a partire dalle vostre amicizie. Una splendida configurazione astrale nel segno amico fidato del Toro fa innalzare il livello della sensibilità, dell'intuito, dell'affettività combinati con la voglia di esplorare, scoprire, trovare nuovi canali di espressione della vostra estrosa personalità. In famiglia ci può essere qualche piccola baruffa forse legata al rapporto genitori, figli, specie se festeggiate il vostro compleanno in marzo, ma niente di grave. Il vostro tipico temperamento ironico, naif riuscirà poi a ricomporre ogni divergenza. Alta nel cielo la bianca signora, allegra, disponibile ma anche tanto ingenua in Sagittario, segno generoso e disponibile quanto il vostro e proprio come il vostro pronto a farsi mangiare dal lupo modello cappuccetto rosso. Fortuna sul lavoro, se manca un collaboratore capitate proprio a fagiolo, il vostro curriculum piace e convince. Detto fatto assunti sui due piedi, ecco significa avere Venere in sesta casa, garante di bellezza, benessere, sensibilità nei confronti del pianeta, ma anche fortuna sfacciata per chi è in cerca di un'occupazione stabile. Amore ed Eros. Coppia ad alto rischio, se scoppia potete immaginare perché. Voi sognatori e creativi ai limiti della follia, lui o lei pragmatico e ipercritico, puntiglioso. Rompiscatole, e potreste continuare all'infinito. Ma come ribadisce la nonna, i due opposti si attraggono e si trovano l'incastro perfetto, come due tessere del puzzle, arrivano a festeggiare insieme anche le nozze d'oro. Marte dissonante in Vergine può contribuire al sorgere di gelosie in chi vi sta accanto.
Attenzione a tenere il timone della vostra temperanza per salvaguardare il benessere della persona amata e anche l'integrità del rapporto di coppia. Il vostro fascino, sempre così intenso, provoca qualche scintilla di desiderio all'esterno che può provocare interferenze nel rapporto di coppia e non piacere alla vostra dolce metà. Lavoro e denaro? Su via, non intristitevi pensando all'estate che lentamente scivola via, piuttosto focalizzate l'attenzione sui bi e i colori di fine agosto, più dolci e smorzati sì, ma profondamente ispiratori, poesia, musica, pittura. Lasciate emergere l'artista che sonnecchia in voi e ha tante cose da dire e da dare al mondo, l'essenziale è non lasciarsi inibire dalla sfiducia in se stessi. Anche in azienda siete portati su palmo di mano, i colleghi vi adorano, il capo finge di rampognarvi ma vi usa un trattamento di favore. Ecco qualche suggerimento di lettura collegato all'elemento astrologico di cui il vostro segno fa parte, l'acqua, con Cancro, Scorpione e Pesci. Per i momenti di relax al mare o nella frescura della campagna. Bravissima la Scorpione Margaret Mazzantini Castellitto con il suo best seller Non ti muovere, pubblicato nel 2001, ha un alto contenuto drammatico inerente al tema della rinascita. Benessere. Mal di pancia, chiaramente di stampo emotivo. Ogni volta che qualcosa non gira o dovete affrontare una prova, un esame, un discorso, le prove generali le fate con l'intestino. E la giornata si presenta piuttosto faticosa. Vi consoli il fatto che vi sentirete depurati, puliti dentro e belli fuori, come sentenzia la pubblicità. Per lei, solito contenzioso con mammina o con la suocera. Abituate a essere pilotate da quelle due evadete sul tappeto volante del sogno, lì almeno non vi troveranno. Per lui, creativi, ipersensibili, amanti della musica e dell'arte, ma senza una donna in gamba, capace di mandare avanti la baracca con senso pratico e sale in zucca, cantereste anche voi la boheme, che tradotto dallo slang significa fame. Colore delle emozioni, verde acido. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.